C'hanno un cazzo da fare questi, no? A proposito, l'altro programma lì, quello presentato dal figlio dei Puli, ho guardato un pezzettino, c'è la prima classificata, una pappagona lì, che fa il karaoke della Winehouse. Cioè tu la senti, la imita qualsiasi vocalizzo di questa qua proprio. Che cosa vuol dire? Cioè noi siamo bravissimi, Fiorello è il boss di tutto questo, siamo bravissime come imitatori e per questo ci sono tutte queste cover band, tribute band, tutte a imitare una, a imitare l'altra, perché come imitatori siamo veramente bravi, ma un programma che stanno cercando dei talenti, che cazzo c'è da imitare? Poi ho visto una ragazzina di 16 anni, una che dice che è una fans dei Frocio Telli, mica che urla come una disgraziata quando canta. Cioè, non... Avanti, avanti c'è posto. Jack? Ciao Vito, ieri ho visto uno che ha scritto su internet "Toccatemi ancora Vasco e mi ammazzo". Che dici? La benzina gliela paghiamo noi? Poi volevo chiederti che ne pensi del No, è meglio non militare. dire niente a uno che ha scritto una roba del genere perché secondo me è pericolosa la cosa. Cioè, uno che scrive una roba così, secondo me è mica troppo a posto. Poi volevo chiederti, che ne pensi del militare? Paga 900.000 euro ed è dignitoso lavoro, non ce n'è tanto fine. Io e mio padre ci siamo circondati da merde, ma lotteremo come te, con stima Andre 92 e Papà Giampiero. Tu pensa quando l'ho fatto io nel 70, nel 69, 70, cioè prendevo 20 lire al giorno, non mi ricordo, 40 lire, non mi ricordo cos'era. Cioè se non c'erano genitori che ti mandavano i soldi da casa, perché poi giustamente la mensa, quello che c'è, cioè ti tocca andare a mangiare anche fuori, non dico tutti i giorni, però ogni tanto perché sennò veramente ti spari. Tu pensa quando l'ho fatto io, adesso almeno danno uno stipendio.